Artanis, gerarca del Concilio del Crepuscolo, gran capo dei Templari, mi aspettavo qualcosa di più. Insolente! Bada alle tue parole, altrimenti la mia lama lo farà al posto tuo. Oh, non ci si rivolge così a quello che ha salvato la vita al tuo signore. Ti importa poco della mia incolumità, Alaric. Qual è la vera ragione che ti conduce da me? Il nostro dio è venuto meno all'antico patto e ci ha umiliati. Nient'altro che menzogne, Artanis. Mi dai del bugiardo? E tu cosa sei se non l'incarnazione di una menzogna, macchina? Di ciò che hai da dire, Alaric. La flotta della morte dei Calderin si è ammassata su Slain, in attesa di un'invasione in grande scala. Ho un'offerta per voi. Voi mi aiutate a lanciare la sfida per il diritto di governare i miei simili come monarca. In cambio, vi garantisco la cessazione delle ostilità col mio popolo. Fenix, raduna il consiglio. Sembra che avremo molto da discutere. Ah, Artanis. Ritengo di potervi essere più utile qui. Inoltre, preferirei che Alaric restasse dove può essere tenuto d'occhio. Ok. E Roana è tornata normale? Parlo prima con lei, Borzo. Roana, non riuscite a capire perché dovete recidere i vostri cordoni neurali. Non posso permettere che cadiate di nuovo sotto l'influenza di Amon. Il Kala fu creato nel nostro momento più oscuro. Solo la sua luce può donare unità al nostro popolo. Nasciamo al suo interno e alla morte i nostri spiriti tornano a farne parte. Vale la pena combattere per esso. E ora Amon lo usa contro di noi. Esso sostiene la sua esistenza. La sua era deve finire. Artanis, attraverso il Kala, i nostri pensieri e le nostre emozioni sono un tutt'uno. Ho percepito i suoi pensieri e le sue emozioni come un intenso vortice. Egli non lo capisce, ma all'interno del Kala è vulnerabile. In che senso? Come egli può vedere dentro di me, io posso vedere dentro di lui. Possiamo trarne vantaggio, gerarca. Ne sono certa. Non ne vale la pena. Vi prego, mi serve solo un po' di tempo. Tattica alquanto audace. Rischiosa, ma potrebbe funzionare. Vorazun? Niente come sembrava. Siamo giunti su Ulnar per risvegliare gli Xel'naga e ottenere il loro aiuto. E invece Amon ci ha quasi annientato. La profezia di Zerathul mi è sempre meno chiara. Era più vicino alla verità di quanto pensassi. Gli Xel'naga riposavano davvero qui. Se fossero stati in vita, credo che ci avrebbero aiutati, come predetto da Zerathul. Se non altro, posso concedergli questo. Matriarca, le vostre parole mi sorprendono. Forse i vostri consigli si sono dimostrati influenti sotto alcuni aspetti. Allora mi impegnerò a darvene di più. Ho detto alcuni aspetti, gerarca, non tutti. Vediamo. Gerarca, dei potenti guerrieri psionici si sono uniti alle nostre file. Fate la vostra scelta. Ok. Oh. Vediamo. Mandami a combattere. No. Ad un Toidas. Preferisco tenere questo. Cassar de Templari. E questo? Energia. Ah. Cassar de Templari. Preferisco questo. Vediamo un po'. Gerarca, forse ho trovato il modo di salvare il nostro popolo. Come predisse Zerathul, questa stele ancestrale può davvero essere la nostra salvezza. Spiegati meglio. Come abbiamo visto, la stele fu ideata per essere trovata e assemblata da coloro destinati ad ascendere per diventare Xel'naga.
Dopo averli condotti su Ulnar, avrebbe espulso l'energia al suo interno per risvegliare gli Xel'Naga dormienti. La stele assorbe e redistribuisce le energie. Essenza, materia, informazioni, coscienza. Per questo strumento sono la medesima cosa. Adesso lo capisco. È così che ha purificato Kerrigan. Ha estratto l'essenza che fece di lei la regina delle lame. Poi ha impiegato quell'energia per liberare Amon dal vuoto. Se riuscissi a scoprire come controllare la stele ancestrale, potremmo usarla per estirpare Amon dal Kala e salvare la nostra gente. Dunque Zeratul ci ha davvero condotto alla speranza. Prosegui la tua ricerca, Karax. È giunto il tempo di colpire Amon. Mi piace l'idea di colpire Amon. Fenix, mio tragico amico, dimmi. Avevi ragione, Gerarca. Sono poco più di un clone del tuo vecchio amico Fenix. Il Taldarin dice il vero. Sono sintetico, una replica, una menzogna. E cosa hai scoperto negli archivi? La mia morte, la mia rinascita come dragone. E ancora la mia morte per mano di questa regina delle lame. Io non sono Fenix, ma conservo i suoi ricordi come se fossero i miei. Devo prendermi del tempo per pensarci. Tu sei un guerriero, Fenix, e ti identifichi con il mio vecchio amico, o meno. Sappi che credo in te, e credo che mi aiuterai ad annientare l'armata di Amon e a salvare il nostro popolo. Non esitare, alla luce di quanto hai scoperto. Ci proverò, Gerarca. Dai, dai, sei un fisso, guarda che armatura che hai. Ah, vediamo qui. Vabbè, c'è sempre lui. Fornisce immediatamente, eccetera. Questo è buono. Forse molto meglio di questo. Ricarica scudo? Ottimo. Perfetto, direi. Ponte. Alarak. Mi stai sulle balle. Immagino tu sappia che Amon ti distruggerà. Se hai così tanta fede in lui, perché sei qui? Oh, io do solo voce all'inevitabile. Conosco il potere che stai per affrontare e ho detto che distruggerà te, non me. Ho visto abbastanza. La sua arroganza sarà la sua rovina. Un difetto che vi accomuna. Credo che tu mi piaccia, Gerarca. Il tuo coraggio è lodevole. Allora unisciti a me. Insieme possiamo sconfiggerlo. Non posso legare il mio destino al tuo. Dentro di te non c'è traccia dell'odio che brucia in me. Tu non ribolli di agonia nel sapere che tutto ciò in cui credevi è una menzogna e che l'unico sollievo può venire dalla distruzione del traditore. No. Amon ha corrotto i miei simili e ora li trasforma in abominevoli ibridi. La mia collera rifulge più di mille soli e presto tutti potrete assistere al suo scatenarsi. Non vedo l'ora di esserne testimone. La mia collera rifulge più di mille soli. Che sembra una roba da Cavaliere dello Zodiaco, Cristo. Ok. Andiamo. Il portale per il vuoto nel cuore di Ulnar è stato sigillato, ma un pericolo maggiore incombe. Amon sta trasformando la nostra gente in una forma ospite. Mentre eravamo concentrati su Ulnar, egli ha scatenato tutta la potenza dell'Armata d'Oro.
usando le nostre stesse armi per sradicare la vita da pianeti in tutto il settore Coprulu. Le nostre attuali forze non ci permettono di affrontare l'armata d'oro, ma altri servitori di Amon si aggirano liberi per il settore. Allora dovremo colpire immediatamente, eliminare le sue forze periferiche. Gli antichi purificatori erano progettati per la guerra. Se li riattivassimo, potremmo formare delle armate ed eliminare le genie Zerg di Amon con un colpo di mano. Sempre che non ci si rivoltino contro. I purificatori non conoscono lealtà né onore. Piantatela di bisticciare. Sono le flotte Taldarim il pericolo. Solo io posso sfidare Malash per il diritto di regnare e piegare la sua armata al mio volere. Non dimenticate la divisione Möbius. Si dice che operi da una base nascosta in cui sta generando un'armata di ibridi a proprio servizio. Questo è vero, ma non possiamo affrontarli se non sappiamo dove si trovano. Vorazun, inviate i vostri migliori templari oscuri a perlustrare il settore. Per il momento Karax rimani concentrato sulla stele ancestrale. La sopravvivenza del nostro popolo dipende dalle nostre azioni nei prossimi giorni. Tocca ai primogeniti opporsi all'oblio imminente. Slain. Ixel Naga sono morti. Non c'è salvezza su Ulnar. Tuttavia, abbiamo davvero trovato la speranza. Ora dobbiamo eliminare le armate di Amon. Allearsi con Alarak è un rischio. Tassadar, amico mio, che cosa faresti? Zeratul, saresti stato disposto a questa eventualità? Le risposte hanno poca importanza. Se questa alleanza può indebolire l'armata di Amon, allora è un'occasione da cogliere. Lance del vuoto. Minchia. Con queste spacchiamo tutto. Però, boh, vediamo anche di qua. Io e Phoenix riteniamo che sia possibile risvegliare gli antichi purificatori e sfruttarne il potere. In passato sono stati un'arma proibita, ma in Phoenix ho riconosciuto il loro potenziale e so che questa volta non ci deluderanno. Vabbè, questi stanno fermi qua finché non arriviamo noi. Preferisco andare di qua prima. Via. Settore. Allora sarà meglio agire in fretta. Non si può affrettare il Rakshir, l'usurpazione per combattimento rituale. I suoi riti esigono attenti preparativi per essere accettati. Siamo in orbita sopra un pianeta ostile, alle prese con una flotta enorme, e tu mi parli di preparativi? Intendo deporre Malash, signore di un intero popolo, e governare da sovrano assoluto. Voi mi aiuterete, e in cambio io ritirerò i Taldarin da questo conflitto. Questo era il nostro accordo. Per farlo, il rituale va svolto come esige la tradizione. Questo accordo mi soddisfa sempre meno. Ok. Torno dopo da te, Alarak. Gerark, i miei esploratori stanno seguendo gli spostamenti dell'armata d'oro. Ok. Rowana? Ci sono alcune cose dei Taldarim che riesco a comprendere. Il loro fervore, il desiderio di compiacere il loro dio. Quello che non capisco è perché Amon abbia abbandonato così facilmente i suoi fedeli alleati. Perché abbia tradito la loro fiducia trattandoli come carne da macello. Ho percepito le sue ambizioni, Artanis. La verità è che Amon non desidera alleati, a eccezione dei suoi ibridi.
È convinto di porre fine a un ciclo di violenza, ma darebbe solo inizio a un'eternità di abominio. Vuole far regnare solamente gli ibridi e sterminare tutte le razze senzienti. Ah, alla faccia del dittatore. Artanis. Dimmi, Carax. Ho analizzato le macchine da guerra dei Tal'Darim. La loro tecnologia è clonata da progetti Kalai. A parte i materiali di costruzione, ci sono poche differenze. Come è possibile? Le leggende narrano di vascelli perduti nel cosmo senza mai aver fatto ritorno, di forze d'attacco disperse. Conosco quelle storie. Sussurri di furiosi spiriti del nostro passato che colpiscono quando siamo più vulnerabili. Immaginate se per tutto questo tempo avessimo combattuto una guerra sconosciuta contro i Tal'Darim. Ciò spiegherebbe molte cose. Che tristezza. Dei ladri che non hanno mai conosciuto il piacere dell'invenzione. Disonorevole. Ora parlo con te, Alarak. Vorrei saperne di più sul Rakshir, il vostro combattimento rituale. Per capire il Rakshir, devi prima capire la sacra catena dell'ascensione, che termina con Amon. Ognuno di noi è legato alla sua volontà e a quella dell'anello superiore. Tuttavia, vi è un modo per salire. Con armi e sangue, qualsiasi Tal'Darim può usurpare la posizione di chi sta sopra di lui. Mediante questo rituale, ci si assicura che gli ascendenti di Amon siano quelli maggiormente in grado di compiere la sua volontà. Dunque Malash è il più potente fra di voi? Questa è l'opinione generale, ma non ha ancora affrontato me. Madonna, cosa siete, i Dothraki? Andiamo. Diamo il via a questo rituale. Per lanciare la sfida del Rakshir è necessario completare i preparativi in base agli antichi decreti. Prepara i tuoi guerrieri. Malash cercherà sicuramente di interferire. Quelle saranno un problema. Via. Questi sono i guardiani di Malash. Ho bisogno che li eliminiate per procedere. Se è necessario. Un attimo. Cos'è quella strana nebbia? Terrasil. Scorga ciclicamente dalle profondità di Slain, avvicinandoci al vuoto. Le forze di Amon riusciranno a manifestarsi finché la fuoriuscita non cessa. Qui non dispongono di tutto il loro potere, ma colpiranno la vostra base senza pietà. Credevo mi avessi promesso una vittoria certa, Alarak. Sei uno che ama le sfide oppure no? Sta bene. Le mie forze attaccheranno i guardiani finché ci sarà visibilità. Quando il Terrasil farà la sua comparsa, dovremo resistere all'assalto. Ok. Il Terrasil scorgerà fra poco, miei guerrieri. State allerta. Ora possiamo evocare delle lance del vuoto al portale stellare. Sono l'ideale per intercettare i nemici nella battaglia imminente. Ben fatto, Mastro di Frase. Ne faremo buon uso. Buone le Void Raid. Allora. Non hai abbastanza minerali. Il velo fra questo mondo e il vuoto si sta sollevando. Le forze di Amon arriveranno presto. Eccoli. Che il nemico conosca le nostre attività. Cristalli.
Addirittura dei colossi non me li aspettavo. Mi sa che mi conviene puntare sulle Void Ray. Void Ray. Ok. Ancora? Ma quanti? Anche Zerg. Di tutto. Oh, oh, oh. Ma durano tantissimo. Sorvegliano i santuari. Date loro una morte lenta e dolorosa. La mia gente si batterà con onore, anche quando lo farà per te. Ma prima dobbiamo approntare le difese. Ah. Ho effettuato una scansione delle navi madre dei Tal'Darim nella regione. Trasportano carichi di solarite. Non credo che ad Alarak dispiacerebbe se le alleggerissimo. Non hai abbastanza minerali. Posizionarlo in un campo energetico. Non hai abbastanza minerali. Questo guerriero si è destato. Con onore. La mia lama anela di incontrare il nemico. Protocolli allineati. Cassarte i templari. Ah, lo percepisci, Terrasin. Peccato che non avrete il tempo di godervelo con le forze di Amon alle calcagna. Loro ci si divertono questa terra, sì. Ok. Da dove arriveranno i nemici? Da qua. Il nostro pilone è sotto attacco.
Diamon sono andate. Ora è il momento di attaccare i guardiani. Sterminio iniziato. Andiamo qua a questa nave Tal'Darin, ma prima. Contemplate la forza dei prescelti. Navi Tal'Darin si dirigono verso il nostro Nexus, Gerarca. Abbattetele! Abbiamo distrutto una nave madre dei Tal'Darin. Ottimo, ne resta solo una. Cass, Adasha. Ok. Nucleo prismatico attivo. Elaborato. Andakur Erak. Costruiamone un altro po' qua. Ci avviciniamo al vuoto. Prepara i tuoi guerrieri. Non hai abbastanza minerali. Nucleo prismatico attivo. Ed eccoci qua di nuovo. Questo vascello. Ok. La nebbia si dissipa. Quale momento migliore per uccidere i miei nemici? Gli aggiuntivi. Ancora piloni. Ok. Ok.
A posto. Andiamo a colpire. Non temete la morte. Temete Amon. Affrontiamo il nemico. Navi nemiche puntano verso il nostro Nexus. Sterminio iniziato. Proviamo a intercettarle. Io però. Andakur Erak. Kas Arashar. Ok. Devi costruire dei piloni aggiuntivi. Nucleo prismatico attivo. Elabore. Sterminio iniziato. Andiamo prima qua allora. Ikudaranai. Calibrazione lenti del vuoto. Kas Arashan. Siete venuti per assistere alla fine. Questa non sarà la nostra fine, ma un nuovo inizio. La vostra fine. Andakur Erak. Calibrazione lenti del vuoto. Lo percepisci, Terrasena. Peccato che non avrete il tempo di vedervelo con le forze di Amon alle calcagna. Ora dovreste avere tutto, mastro di fase. Grazie, gerarca. Tremo al pensiero dello scopo per cui intendevano impiegarla. Ma qualcosa di divertente? Maledetti. Siamo a piena potenza. Coordiniamo la... Thank you.
nemiche puntano verso il nostro Nexus. Le intercetto. Oh, da due lati. Elaborato. Sistemi al massimo. Sterminio iniziato. Il nostro pilone è sotto attacco. Affrontiamo il nemico. Sterminio iniziato. Al-Dakur Erak. E questa volta non lo ricostruisco neanche. Emoziona tanto, perché non ti unisci a noi? Beh, devo conservare le forze per Malash, ovviamente. Ovviamente. Siamo a piena potenza. La base è sotto attacco. Porca. Di Amon sono andate. Ora è il momento di attaccare i guardiani. Affrontiamo il nemico. Sarà fatto. La vibrazione lenti del vuoto. Nemiche puntano verso il nostro Nexus. Questo dovrei riuscire a intercettarlo. Affrontiamo il
nemico. Vogliare la fucilia. Errai. La base è sotto attacco. Affrontiamo il nemico. Ancora. Via. Affrontiamo la nebbia si addensa, Artaris. Preparati se vuoi sopravvivere. Già fatto. Ikudarnai. Kas Arashan. Andaburgen. Veloce, 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 veloce. Calibrazione vecchia. Ok. Oscuro ti annienterà. Ne ho abbastanza delle sue menzogne. Il tuo rituale è concluso. E adesso? Beh, in realtà questa non faceva parte del rituale, ma questi traditori avrebbero aiutato Malash durante la prova. Volevo vederli morire. Il momento è giunto. Monarca, ascoltami. Io invoco il rito del Rakshir. Affrontami secondo le nostre leggi, o muori da codardo. Ci scontreremo all'alba. Avrai la tua sfida. Sì, quindi ci ha manipolati. In verità non dovevano morire quei tizi. Vabbè. Uccido uno dei guardiani di Malash mentre la nebbia di terra si inattiva. Bene, ho fatto adesso. E questo? Ah, vabbè. Questa no. Via.